Buongiorno a tutti e grazie agli organizzatori. Sono Valeria, vi parlo da Rijeka, in Croazia, quindi un po' più giù della laguna. E faccio parte di una rete che si chiama PirateCare, che riunisce ricercatori, militanti e praticanti coinvolti in processi di cura e solidarietà, per così dire, insorgenti, disobbedienti, quindi pratiche di riproduzione sociale auto-organizzate e messe in comune e che negli ultimi anni sono sempre più spesso state criminalizzate o represse, come per esempio l'aiutare migranti che attraversano il Mediterraneo e i Balcani, oppure le reti in supporto a donne che cercano un'interruzione di gravidanza, per fare due esempi. L'ipotesi della ricerca è che queste pratiche di cura pirata rappresentano una modalità di militanza emergente, pur con tantissimi punti di contatto con lotte, del passato, ovviamente, specialmente con i movimenti per il diritto alla salute. Insomma, pensiamo che la Pirate Care possa darci qualche spunto interessante per pensare le forme di militanza specifiche per questi tempi che ci toccano in sorte. Sono circa 2 anni che portiamo avanti questo processo di ricerca. E il nostro strumento principale è un sillabo online, ovvero una piattaforma in free software dove raccogliamo materiali e risorse che poi documentano e che comunque provengono da diverse esperienze di Paracare. E nel suo piccolo questo sillabo è anch'esso una pratica pirata, in quanto include parecchi testi e libri liberati, appunto piratati, che secondo noi dovrebbero essere in libero accesso. Sono qui con Tomislav Medak, che interverrà dopo di me, e volevamo condividere qualche riflessione a partire proprio da questa esperienza di pedagogia politica per ragionare sulla triplice natura della crisi che impatta simultaneamente ambiente, cura e lavoro. Tomi si concentrerà di più sul versante lavoro e ambiente, e io invece vorrei chiacchierare sul nesso lavoro di cura, lavoro e cura. Ok, dunque, la pandemia ha visto una vera e propria esplosione di pratiche di cura dal basso e di iniziative di mutuo aiuto, brigate di solidarietà che vanno a fare la spesa, c'è chi cuce le mascherine, chi dona denaro ai fondi di emergenza per sex workers migranti, c'è chi si organizza con i condomini per non pagare l'affitto. Ci sono i genitori che si mobilitano per far fronte comune alle esigenze dei propri figli e così via. E un dato a mio avviso interessante è che sin dall'inizio tante di queste iniziative sono state prese d'assalto da volontari. In alcuni casi addirittura non si è saputo come far partecipare le persone che volevano dare una mano, perché c'erano più volontari che capacità organizzative nei collettivi. E questo ci dice quanto il lavoro di cura, se organizzato in maniera libera e giusta, possa essere un'attività estremamente gratificante e anche una fonte di godimento politico, diciamo. E ora che si va verso una seconda fase, in tante ci stiamo chiedendo come poter utilizzare queste esperienze di cura collettiva politicamente, come mantenerle politicizzate in qualche modo. E un rischio che io vedo qui sarebbe quello di concepire una fase 1 e una fase 2 con un immaginario un po' troppo speculare a quello governativo, ovvero prima ci si è presi cura nell'emergenza e poi si passa alle rivendicazioni sul lavoro, reddito, servizi, eccetera. Ecco, questo approccio a mio avviso rischierebbe di mancare un punto cruciale che emerge dalle pratiche di cura pirata, che storicamente invece hanno offerto, offrono un esempio della continuità politica tra il mettere in comune la riproduzione sociale e poi la capacità di portare avanti con forza tattiche più insurrezionaliste, diciamo, di rivendicazione. E io credo che la potenza politica dei nostri tempi possa passare proprio dal tenere insieme questi due aspetti nell'organizzazione delle lotte a venire. Detto in altro modo, non sono naif, non sono spontaneista e non credo che tutto il mutuo aiuto sia immediatamente politico. E anche se usiamo la parola solidarietà, spesso in maniera generica per parlare di molte
di queste esperienze, io credo che la solidarietà rimanga una forma di generosità in realtà molto specifica, legata a un lavoro specifico di ridistribuzione del rischio. Cioè, solidarietà vuol dire accollarsi consapevolmente in maniera partigiana la vulnerabilità che toccherebbe a qualcun altro, sostanzialmente. Però, un fatto nuovo dell'evento Covid-19 e delle iniziative di mutuo aiuto che ha generato è che una quantità senza precedenti di persone sta facendo esperienza simultaneamente della propria interdipendenza di specie, sia dell'ambiente sia che da altre persone. E sta facendo questa esperienza in una modalità che non è mediata né dallo Stato né dal capitale, mentre di solito l'interdipendenza la incontriamo o sotto forma di servizi da acquistare e consumare, oppure come una burocrazia contro la quale spesso ci tocca combattere, diciamo. Ecco, le iniziative di Paracare invece staccano la soddisfazione dei bisogni dalla necessità del salario e quindi permettono un piccolo scarto metabolico rispetto al classico produci consuma crepa. Ma oltre a questo, le esperienze di solidarietà disobbediente stanno anche dimostrando una capacità unica di ridisegnare i servizi o comunque le prestazioni di cura in maniera collaborativa con gli utenti. E questo sta portando a trovare soluzioni più intelligenti e sostenibili rispetto al panorama attuale, perché non dobbiamo dimenticarci che mentre bisognerà premere tantissimo sul ritorno agli investimenti pubblici, su sanità, scuola, casa, reddito, eccetera, tassando i capitali, la pressione sul pubblico non potrà, non può concentrarsi solo su chiedere più risorse, perché sappiamo benissimo che il welfare che abbiamo ereditato è stato ed è fonte di oppressione e discriminazione per moltissime persone. Ecco, io credo che sia lo Stato che i grossi interessi del capitale si siano accorti della potenziale scarsa governabilità delle pratiche di Pirate Care, che tra l'altro stanno anche dimostrando una capacità di scalare notevole oggi. La rete di solidarietà che avete creato nel nord-est italiano ne è un esempio molto forte. Credo che sarà in atto, se non è già in atto, una rincorsa pazzesca di questi gruppi di potere per capire come governare questa società civile che rischia di accorgersi di non avere poi tanto bisogno di loro. E mi aspetto che si tenterà di riorganizzare il terzo settore in maniera feroce per renderlo depotenziato, cercando di trasformarlo in impresa, anche se sociale, e rimodellando quindi i servizi attraverso un mix di paternalismo, verticalismo burocratico da un lato e poi retto da lavoro volontario o forzatamente volontario dall'altro. Su questo quindi secondo me ci sarà da spendersi molto rispetto alle forme organizzative del terzo settore. E un ultimo punto su cui volevo ragionare insieme è che appunto molte persone stanno vivendo una situazione in cui diventa ovvio che tra i lavoratori cosiddetti essenziali, termine su cui ci sarebbe da aprire tutto un ragionamento, ma non qui. Comunque, tra queste figure essenziali non compare nemmeno una figura dirigenziale, non compare un manager, non compaiono direttori, investitori, CEO e quant'altro. E di questo se ne stanno accorgendo sia i lavoratori stessi, mentre si trovano ad auto-organizzarsi per far fronte all'emergenza, e sia gli utenti dei vari servizi, la cittadinanza allargata. E su questo asse trasversale di solidarietà tra lavoratori e utenti, che credo sia abbastanza raro storicamente a darsi, ecco, a mio avviso credo che ci si ponga di fronte un terreno di nuovo politico prezioso su cui lavorare. Grazie e niente, aspetto con ansia di ragionare insieme.